Ciao raga, oggi torniamo con l'episodio 2 della serie su come usare un MacBook, che vi è piaciuto un botto il primo episodio, ne sono stracontento. Ho la stessa felpa per festeggiare, per mantenere una certa continuità, ma non vi ci abituate perché con sto caldo tra 2 giorni passerò ad indossare solo maglietta e maniche corte. Se continuo a peggiorare così perché c'è davvero un caldo pazzesco, potrei anche togliermi a metà video. Comunque, non ci interessa, siamo anche sul divano, quindi stessa postazione, manteniamo proprio quel feeling del primo episodio, no? Così, però parliamo di cose nuove, iniziamo. Tra l'altro questo video esce a Pasqua, a Pasquetta, credo a Pasquetta, e quindi auguri a voi e alle vostre famiglie, soprattutto adesso che è un momento difficile per tutti, credo sia più importante che mai farveli e farvi sapere che soprattutto state passando un brutto periodo, come è comprensibile sia in questo momento, per quanto sia meglio che non vi stia vicino, col pensiero ci sono. Però oggi vediamo un attimo l'episodio 2, quindi passiamo subito sulla mia schermata del MacBook e ci siamo. Allora, premessa per chi non sa cosa è questa serie, guardiamo le basi di macOS proprio, le cose più semplici per partire e imparare a utilizzare un MacBook per chi non l'ha mai usato. E quindi, se avete già un po' di esperienza con macOS, potrebbe sembrarvi molto banale, infatti non è indirizzato a voi, però magari qualcosa non lo sapete. E oggi guardiamo una cosa che è più che banale, cioè le impostazioni. Però due motivi in realtà ci sono per cui sto facendo questo. Il primo è che se parliamo dell'esperienza completa bisogna parlare anche di questo, mi sembra giusto comprendere anche le impostazioni. Secondo, magari qualcosa che non sapete c'è, magari non vi è chiaro qualcosa, magari posso aiutarvi una mano, quindi lo facciamo uguale. Andiamo subito ad aprirle. E questo è il menu, non si può aprire, nel senso non si può rendere più grosso o più piccolo, questa è la dimensione, ve la tenete, però se non volete aprirlo da qua sotto con le preferenze, infatti non si chiamano impostazioni, si chiamano preferenze di sistema però. Stessa cosa. E se non volete aprirlo da qua, come si può fare ad esempio su Android, quando scorrete c'è l'iconcina per le impostazioni, qua potete andare qui sul logo della Apple, sul menu Apple, e fare preferenze di sistema e ve lo apre da qualsiasi schermata. Comodo, alla fine io uso sempre quel modo lì della shortcut di qua perché è più rapido, sai sempre che c'è, non devi per forza avere il dock qua sotto con la cosa. Comunque, la primissima cosa nelle impostazioni è la barra qui sopra, dove avete, vabbè, preferenze di sistema, il nome dell'applicazione che avete aperto. Poi, se siete in dei menu, qua potete muovervi avanti e indietro con le freccette, oppure tornare alla home praticamente delle impostazioni con questo, mostra tutte. Avete anche i pulsantini per ridurre, per minimizzare l'icona o per chiuderla, e la barra di ricerca se volete trovare qualcosa in particolare, lo cercate qua, ad esempio, schermo, e potete vedere lo schermo. Comunque, a parte queste robe che sono davvero molto semplici, potete cambiare l'immagine profilo, se mai doveste farlo. Avete il vostro nome e anche tutte le cose legate al vostro nome, al vostro di Apple, iCloud, quelle robe lì. E qua potete proprio parlare di Apple, che chiamo qui. Non so quante di queste cose posso far vedere, però qui abbiamo lo spazio di iCloud e la zona di iCloud qui. Queste cose qua sopra, evito di farvele vedere perché potrebbe esserci qualcosa di personale, vorrei evitare. Qua per i file multimediali e gli acquisti potete anche solo dire quando volete usare il dito per pagare, tipo in sicurezza, oppure quando vi autentica da solo senza chiedervi nessuna password o l'impronta digitale. E qua sotto, MacBook Pro di Pietro vi dà tutti i dispositivi che avete e alcune piccole impostazioni, tipo come potete vedere trova il mio Mac abilitato e vi dà un paio di dati sul dispositivo che state usando. Anche poco interessante questo. Qua di fianco in famiglia, questo non ce l'ho neanche attivato perché bisogna essere un adulto con carta di credito impostata, mi sembra una cosa del genere, sì. Comunque, se avete una famiglia magari può interessarvi, ma magari faremo un video più approfondito più avanti, non lo so, non mi sembra il caso di approfondire troppo adesso. Parliamo della roba più seria, cioè delle impostazioni vere e proprie. Qua abbiamo le generali, che sono in realtà abbastanza importanti. Da macOS Mojave in poi avete chiaro e scuro, oppure automatico, cioè al tramonto diventa scuro e all'alba torna chiaro. Io lo lascio sempre su automatico, però se volete anche avere sempre solo scuro potete farlo, ma potete vedere. E il colore dettagli, questo vi modifica tutti quei piccoli tocchi all'interno del Mac, che di base sono blu, e sono tipo quelli classici del Mac. Diciamo di volerli gialli, come vedete qua diventa tutto giallo, e diciamo di andare ad esempio su Safari, che comodamente ho già aperto. Qui abbiamo ad esempio questa barra che è gialla, mentre prima era, anzi di norma è azzurra, come potete vedere, e potete un po' cambiare un po' tutto il tema del mess. Sapete che potrei farlo anch'io, rosso non è, proviamo a tenerlo, no, rosso troppo. Insomma, potete un po' cambiare tutti i colori, tutti gli accenti del MacBook. Per questo video noi otterremo viola. E qua sotto potete anche avere il colore della selezione. Quindi ad esempio se voi state, questo è per quando avete una scritta, tipo andiamo su YouTube Studio, vedete? Quando selezionate avete il colore che avete scelto e di norma è carino metterlo lo stesso colore dei dettagli, insomma, perché
così come vedete è più decente, anche se il viola insomma non è proprio decente di suo. Magari mettiamo un colore. Oddio. No, eravamo a 422 quando ho iniziato, cioè prima che iniziassimo a registrare. Quindi grazie ai due ragazzi che si sono iscritti mentre registravamo. Bella per voi. Lasciamo tutto blu, che è classico, mi piace, va bene. Le dimensioni dell'icona barra laterale invece sono, io le tengo su piccola, però è quando avete un'applicazione, ad esempio prendiamo il Finder, qua questa è la barra laterale che vi serve per muovervi nei vari menu di tante applicazioni, potete averla piccola, adesso cerco di mettervela in modo che possiate vedere, media o grande, non cambia la dimensione della barra di per sé quanto più la dimensione dei caratteri all'interno, per cambiare la dimensione della barra dovete andare qui e muoverla così voi. Quindi potete personalizzare la barra della dimensione che volete. A me piace averla piccola, però in realtà è un po' particolare, piccola, però mi piace. Comunque, andiamo avanti. Mostra barra di scorrimento. Qua è se avete una pagina dove potete scorrere di più, potete scegliere quando avere la barra laterale per scorrere. Ad esempio, potete averla qua, diciamo di prendere i miei video. Io ce l'ho solo quando scorrete, quindi quando scorro, come vedete qua di fianco, compare. Oppure potete averla sempre. Quindi qua sempre adesso abbiamo di fianco la barra, oppure automaticamente in base al mouse o al trackpad, che varia in base a quello che avete collegato, però insomma io vi consiglio di lasciarla durante lo scorrimento, oppure sempre se volete, se siete abituati a prenderla e scorrere giù direttamente. Fare clic sulla barra di scorrimento per andare a pagina successiva e andare a selezione non l'ho mai usato, può fare comodo magari se tipo, non so, mai capito come funziona. Scusate, ma questo è proprio, credo che se avete tipo un documento di test ci cliccate e andate alla pagina dopo. Ma sono finezze, non credo di starci troppo neanche a guardare. Poi potete scegliere il vostro browser predefinito. Io ho Safari e credo farò anche un video perché, sul fatto perché uso Safari su Mac invece che Chrome, che usano tutti. E probabilmente sarà un video più avanti su questa roba. Ditemi se vi interessa, vi lascerò magari anche una scheda qui sopra dove lo chiedo. Poi qua ci sono altre impostazioni generali, ad esempio potete chiedere di salvare le modifiche quando chiedete un documento, cosa sensata. Potete chiudere le finestre quando uscite da un'applicazione, qua vi spiega bene tutto. Vi chiede quanti elementi recenti volete tenere e l'handoff è una funzione di Apple che vi permette di passare, ad esempio, il lavoro che state facendo sul vostro iPhone al Mac, quando chiudete l'iPhone e aprite il Mac, o passare dal Mac all'iPhone, se chiudete il Mac e accendete l'iPhone. Quelle cose lì, insomma, per una maggiore continuità è comodo, però io che non ho niente potrei anche spegnerlo, insomma. E utilizzo arrotondamento font, vedo che è tipo un po' più grassetto, un po' più, boh, magari più carino da leggere, però io che sono una persona fine. Mi piace che la scritta sia un po' più fine. Torniamo indietro, andiamo più veloci. Scrivete in salvaschermo. Questo è abbastanza semplice. Scegliete. Oh mio Dio, queste immagini sono cringe. E scegliete le immagini di scrivania di salvaschermo. Ad esempio, qua ne avete un po' anche dinamiche, quella di macOS Mojave, macOS Catalina, che variano in base all'orario del giorno. Le ombre e il sole si spostano. Di sera è tutto buio, ad esempio, entrambe queste. E poi avete anche questa che è semplicemente un colore normale che cambia anche quello in base al giorno. Carina, per un po' io le ho anche tenute, però dopo mi ero un po' anche rotto le palle, volevo cambiare, quindi amen. E qua avete tante immagini normali, ad esempio questo è quello che dovreste vedere al tramonto in Catalina, questo è quello che dovreste, ve lo faccio vedere, quello che dovreste vedere di notte con Catalina, e poi avete altre foto sempre di Catalina, poi avete Mojave, insomma, mille foto già predefinite di Apple, oppure potete mettere una foto della scrivania, una vostra foto, qua. Oh mio Dio, questa cosa è cringissima, non ve la posso far vedere. Poi potrei, no, meglio no. Ma io per impostare l'immagine scrivania ve l'ho già fatto anche vedere, credo, però semplicemente vado sull'immagine che voglio, in questo caso era questa, tasto destro, imposta immagine della scrivania. Fate prima e vi levate dei problemi. Comunque potete farlo e potete scegliere anche il salvaschermo, che dopo un po' di tempo che siete inattivi compare per danneggiare di meno appunto lo schermo LCD. E io vi consiglio questo, è probabilmente il più carino, faccio un'anteprima. Non so se sta registrando anche questa parte, credo di sì, e come vedete prende i colori dello sfondo e ve li riporta in questa maniera figa ondulata. Se cambiassi lo sfondo, anzi adesso ve lo faccio anche vedere, se cambiassi lo sfondo, proviamo a prenderne uno abbastanza diverso, tipo questo di macOS Mojave. Se io andassi su salva schermo, adesso i colori del salva schermo sarebbero diversi e più adeguati a quello che è il mio sfondo. Quindi è carino e vi consiglio questo, però se ne volete anche altri con delle foto o robe del genere, fate pure. Detto questo, terza categoria che vi ho già fatto anche un po' vedere è il dock, anzi no, abbiamo visto tutto il dock l'altra volta. Sì, vi linko all'altro video qua sopra se volete vedervi questa roba, però è anche abbastanza semplice da capire. E andiamo subito a Mission Control. Qua potete gestire meglio le applicazioni che avete aperto, qui abbiamo Safari da prima, e decidere alcune cose. Io mi trovo bene con questo tipo di setup, scusate, mi sta crescendo la barba, mi dà fastidio. Tipo questa cosa, di norma è attivata e moltissime persone la tengono attiva, quindi l'ultima cosa che utilizzate vi viene sempre messa come prima, però a me piace che le mie finestre rimangano fisse dove le piazzo,
quindi non l'ho attivata, però qua potete anche poi prendere un po' di tempo per giocarci e capire bene cosa preferite voi. E qua sotto potete anche, se avete una tastiera o un mouse diversi da quelli predefiniti, impostare a un tasto funzione, mission control, e levare finestre dell'applicazione per mostrare la scrivania, cioè questo per mostrare la scrivania, le finestre applicazione credo intenda tipo questo, e mission control è questo. Gli angoli attivi sono una stronzata pazzesca, però se proprio volete fate pure, ad esempio se andate, diciamo di mettere mission control qua nell'angolino, se io andassi su quest'angolo mi apre mission control da solo, può fare comodo, ma mettete le gesture sul trackpad e siete a posto. Poi Siri, se qualcuno volesse usare Siri sul Mac, ve lo sconsiglio perché fa c***o Siri, però avete tutte le impostazioni di Siri, potete innanzitutto abilitarla, Siri qua, voi qua abilitare Siri, avrei Siri anche quando il Mac è bloccato, e la variazione tastiera è, tieni premuto, cioè faccio così, chiamasi, oddio mio, non lo sapevo sta cosa, oh mio Dio. E la lingua italiana, la voce di Siri femminile o maschile, per Dio, io la terrei femminile, però insomma se qualcuno vuole quella maschile fate pure, feedback vocale, la cronologia di Siri la eliminiamo nel dubbio. E avete Siri se volete nella barra dei menu qua sopra, e fa comodo, quindi sì, magari tenetela lì insomma. Poi ricerca Spotlight, questo potrei farci un video più avanti perché è una funzione molto comoda che credo molte persone non utilizzino così tanto, però vi fa scegliere tutto quello che vi può trovare la ricerca Spotlight, io vi consiglio di tenere tutto così vi trova ogni cosa, però se in particolare volete che vi mostri solo alcune cose e robe del genere, potete togliere qua quello che non vi interessa e anche per la privacy. Io mi metto più comodo sul divano perché mi sta venendo mal di schiena stare così. Potete, ad esempio, se una cartella non volete che salti fuori con Spotlight, potete trascinarla qua, ad esempio, e la cartella scuola non mi comparirà quando faccio una ricerca con Spotlight. Però a me fa comodo anche quella, quindi tengo tutto attivo qua. Non andrei a toccare troppo questo menu, è fatto bene da solo in realtà. Lingua e zona, vabbè, questo è Italia. Italia, italiano. Però se qualcuno vuole cambiare qualcosa, tipo già il primo giorno della settimana, il calendario. Aiuto. Nazionale indiana. Oh mio Dio, domenica in tracciata. Perché vogliono 45.000 euro? Oh mio Dio, no, 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 gregoriano. Ok, molto meglio. Formato 24 ore, la temperatura, vabbè, queste sono proprio cose per stabilire dove vi trovate nel mondo e che tipo di unità di misura volete, che calendario avete, quelle robe lì. Questo può fare comodo invece passando all'app, potete per singole applicazioni stabilire diverse preferenze per quanto riguarda, vi ho detto, lingua, zona, calendario, unità di misura. Può far comodo, io non lo uso, però immagino che ad alcune persone può far davvero tanto comodo. Notifiche, qui potete innanzitutto attivare il non disturbare, che io ho di sera, così di notte non suona, non mi rompe, io posso dormire, possibilmente non dormo mai di notte, però insomma. E poi potete gestire le varie notifiche per ogni varia applicazione, poi potete avere i banner, gli avvisi o proprio niente, potete. Ve lo devo spiegare davvero, cioè davvero lo avete già capito. L'account di internet invece, qua potete avere tutte le mail sincronizzate, forse ve le potrei censurare alcune perché non vorrei che dopo mi scriviate sulle mail mie che ci sono già troppi siti spam che me le mandano, però insomma potete gestire le vostre mail e aggiungerne altre. Wallet Apple Pay, vabbè, qua potete aggiungere una carta Apple Pay se volete pagare online con il dito, con il vostro indice o pollice, so che c'è gente che fa così, animali, persone orrende, però esiste gente che fa così. E impostare il Touch ID, questo fa comodo ad esempio se avete più di un dito. Se avete più persone, tra l'altro il MacBook ha una funzione molto comoda con il Touch ID, che se voi avete più utenti su uno stesso computer, l'utente che mette il dito automaticamente logga nel suo account. È una banalità, però c'è solo su Mac, da quanto ho capito almeno, e è comodo. Parlando poi di utenti, qua c'è la possibilità di aggiungere altri utenti, ad esempio, e qua incontriamo per la prima volta questo lucchetto. Questo lucchetto è fatto in modo che anche se un altro utente usa il vostro account, non può fare modifiche a meno che non facciate un'altra volta una conferma della vostra identità cliccando qui e inserendo la password. Perché non mi fai neanche usare il dito? No. Ok, di norma, quando sarete così, potrei. Ok, qua vi serve per forza la password. In altre circostanze, dopo magari lo vedremo, potete mettere anche il dito per dimostrare di essere voi. E insomma, potete gestire il vostro account, avere alcuni elementi di login all'interno e robe del genere. Samsung DeX sul Mac è davvero orrendo comunque, visto che lo leggo qui ve lo dico. È orrendo. Poi accessibilità. Questa è la sezione dedicata che meriterebbe probabilmente un video da sole. Potrei anche farlo in futuro se qualcuno è interessato. A persone che magari fanno fatica a sentire, a vedere, a utilizzare in generale il Mac. Se siete una di quelle persone, questo vi può aiutare tanto a utilizzare meglio appunto il vostro MacBook. Ma ho
come l'idea che per la maggior parte delle persone sia poco utile, e se proprio siete così interessati, andate pure a cercare le singole cose, è tantissimo tempo che perdiamo, non ha senso. Questa invece è la parte legata al tempo di utilizzo, cioè Apple vi monitora, nel senso per farvi sapere quanto lo utilizzate, poi magari non solo per quello, questo non lo sappiamo, però in teoria lo fanno per farvi sapere quanto tempo utilizzate il vostro computer, e vi dice anche, vi suddivide tipo in produttività, in giochi, in svago, ci sono diverse categorie. Io ho paura da sapere quanto è il mio tempo d'uso in realtà. Sì, oggi, ieri, 10 ore e 30, il giorno prima, 15 ore. Insomma, qua potete vedere per singola applicazione in generale quando è stato aperto che cosa e vedere un po' in base a quello tante cose. Ad esempio, io oggi ho fatto già 5 ore 27 col Mac, ieri ne ho fatte 10:30, il giorno prima 15:21. Vedete quando vi dico che di notte non dormo? E guarda, da mezzanotte alle 6, alle 7 di mattina sono andato a dormire. Io ho un problema serissimo. Però poi alle 12 mi sono svegliato e ho usato il mio MacBook fino all'ora di andare a dormire di nuovo. Poi le estensioni, queste vi permettono di potenziare la vostra esperienza d'uso col Mac, credo più o meno sappiate già cosa sono, però insomma sono funzionalità aggiuntive che potete installare sul MacBook per farlo andare meglio, fargli fare quello che più vi serve, ad esempio. Qua avete quelle per tutto il Mac, ma dopo ci sono anche quelle di Safari da qualche parte. E infine qua sicurezza e privacy. Potete garantire o no a certe applicazioni l'utilizzo di certi servizi, tipo geolocalizzazione, microfono, webcam. Tutte quelle robe lì che già saprete, immagino. E qua di nuovo abbiamo sempre il lucchetto. Qua ci fa usare anche il dito, appunto, e possiamo direttamente fare così. L'abbiamo sbloccato e qua possiamo fare modifiche. E questa è la prima parte, che sono quelle che direi sono più importanti da impostare magari una volta. Poi qua sotto abbiamo aggiornamento software, che credo sia scontato cosa faccia. Internet, quindi qua potete impostare Wi-Fi, un bridge Thunderbolt, il pan Bluetooth. La posizione ve la prendete in automatico. Vabbè, insomma, qua potete impostare tante cose se siete gente capace un po' smanettare con la wifi, magari volete aggiungere voi una rete in particolare, cose del genere, potete farle qua. E potete anche scegliere se avere l'iconcina wifi nella barra dei menu qui, che vi aiuta a scegliere quello che dovete fare. E io vi consiglio di tenerla perché è comodissimo averla qua. Il Bluetooth, credo sia scontato anche questo, però insomma, dispositivi Bluetooth che avete, potete aggiungerne altri, potete tenere il Bluetooth nella barra dei menu, anche quello comodissimo, tenetelo. Bluetooth, sapete come funziona. Il suono è già più complicato, però è più interessante. Qua invece sul suono abbiamo diverse impostazioni. Innanzitutto gli effetti sonori, ad esempio questo. Sentite questo suono che fa quando arrivi al massimo del volume. Potete scegliere quale fare, tipo. A me piace questo qua, pop, fa pulito. E ovviamente potete scegliere dove riprodurlo, in questo caso dagli altoparlanti del Mac. E potete anche dire quando viene modificato il volume, suono di risposta. Però è fastidioso ogni volta che ho modificato averlo, a me non piace. E ovviamente potete regolare il volume e avere, a parte muto, la barra del volume anche qua, qui, ma ce l'avete già sulla touch bar regolata con i tasti funzione, quindi non credo vi serva più di tanto qua, però se vi fa comodo ce l'avete. Poi potete impostare stampanti e scanner, qui fate voi se dovete impostare una stampante, potete sia mettere le stampanti che gli scanner, appunto. Impostare tastiere, questo è interessante, c'è tanta roba da vedere. Innanzitutto la ripetizione del tasto di ritardo iniziale, questi credo sappiate cosa sono, se non lo sapete non vi dovrebbe neanche troppo interessare, o magari informatevi, non ho tempo di stare a coprirli qua. Qua potete scegliere dopo quanto si attiva o si disattiva la retroilluminazione, quindi dopo 10 secondi di inattività si spegne e poi quando torno a usarlo per qualsiasi cosa si riaccende. E potete decidere cosa la touch bar mostra, in questo caso io i controlli app credo sia la cosa più comoda, e il control strip, insomma queste sono impostazioni della touch bar dove magari potremmo fare anche un episodio più avanti solo sulla touch bar, e fare in modo che il tasto FN, che è questo qui nell'angolino, vi mostri qualcos'altro, in questo caso io ho altre funzioni, però potete impostare anche faccia proprio i tasti funzione classici, e azioni rapide, spazi, insomma, quelle robe lì. E potete avere qua nella barra dei menu i visori tastiere d'emoji, qui. Vi fanno o mettere le emoji e i simboli, però io li metto sempre con la touch bar, le emoji e quelle robe lì, oppure il visore tastiera, che vi proietta una tastiera sullo schermo, ma perché dovreste usarla non lo so. E potete personalizzare qua la touch bar e tutte quelle robe lì, insomma, abbastanza classico. Poi qua avete il testo, che queste cose sono anche abbastanza inutili, abbreviazioni anche quelle. Magari boh, se qualcuno non si trova bene con quelle automatiche potete cambiarle, ma non stiamo a perderci troppo tempo. Sorgente di input, tastiera italiana ovviamente, e la dettatura vocale. Non è neanche malissimo in realtà, sapete, funziona, devo dire, abbastanza bene, lo usate a certe volte, in certi casi la dettatura vocale. Però
non è neanche così importante. Poi potete impostare il trackpad, questo è interessante, avete tante funzioni comode qui per decidere proprio voi come volete il trackpad. In questo caso io ce l'ho così, con l'intensità click media, però intanto mi piace cambiare e mettere quella decisa, vado un po' a periodi in realtà. E poi avete la velocità del cursore in giro. Questa funzione qui, click deciso, feedback attico, qua intende che con un click forte potete Ciao aprire raga, qualcosa. scusate, ho la Questo è il faccia video che è dilassata, ma uscito ce la l'altro giorno. pensi, ma... E invece qua scorri e zoom, potete, vabbè, impostare un po' tutte le gestures, tutte le cose, tipo per andare su, giù, zoomare, quello dovreste saperlo ormai. E potete guardare qua, ci sono tutti gli esempi di quello che potete fare. Come vedete è abbastanza semplice, davvero scontato, e vi consiglio di tenere tutto avviato in realtà, a meno che non sia qualcosa che vi dà fastidio. E impostazioni per il mouse, se avessi il mouse collegato, ma adesso non ce l'ho. Andiamo a prendere il mouse, così facciamo una bella esperienza completa. E come vedete qua ci dà delle impostazioni per il mouse, ad esempio sembra la velocità del cursore, la velocità per fare il doppio clic, la velocità di scorrimento quando fate clic clic clic, e il pulsante principale del mouse. Vabbè, ma questo mouse qui è per tutta la recensione, ve la lascio sempre qui sopra a questo punto. Anche regolabile tutto lui nella sua applicazione, quindi queste cose in realtà sono un po' doppie, ci sono anche dei software apposta per il mouse ad esempio. Poi qua potete impostare monitor, schermo, quindi impostare un po' di cose come luminosità, la risoluzione. Wow, qui cambiando un paio di cose ho scazzato tutto, però sapete che così la risoluzione con più spazio mi piace molto di più, perché io ci vedo bene e potrei decidere di tenerla così più avanti. Wow, è davvero comodo. Poi qua potete impostare il punto di colore che volete, io vi consiglio questo classico di Apple, è quello migliore. E il Night Shift, che è una tecnologia che io non uso, però può far comodo, di sera vi rende il display più verso l'arancione giallo in maniera che vi affatica meno gli occhi. Se non è che vi affatica, in realtà è più perché quando dovete dormire la luce blu può tipo scazzare il ciclo del sonno, e quindi se usate uno schermo con tanta luce per andare a dormire potreste fare più fatica ad addormentarvi, se usate questa è più facile che vi riusciate ad addormentare prima. Ma io tanto non dormo comunque, quindi ok. Sidecar, se non avete un iPad non serve a niente, se no vi permette di usare l'iPad Pro come un secondo schermo, comodo, cioè, l'hanno aggiunto proprio in catalina. Risparmio energetico, non vi serve più di tanto, in realtà il Mac ha una buona batteria, però potete disattivare il monitor dopo un tot di tempo, sia quando è sotto batteria che quando è sotto alimentatore di corrente. Dicevamo, potete attivare e disattivare lo spegnimento del monitor dopo un tot di tempo, sia quando è sotto batteria che quando è con l'alimentatore, e altre funzioni qua che sono ovvie, credo sappiate cosa sono. E la fate ora, lasciatela così, a meno che non ci sia qualche roba strana, però insomma, che dovreste cambiarla. E la condivisione aiuta tipo se dovete spostare file con AirDrop e altre cose del genere, potete impostare bene tutto qua, quindi su tutte queste cose serve da perderci le ore a parlarne, però non possiamo starci troppo tempo purtroppo. Time Machine è una funzione molto comoda che vi consiglio di attivare se avete un SSD o un hard disk esterno, vi fa un backup completo del Mac ogni volta che lo collegate, e quindi se perdete qualcosa, se qualcosa si corrompe, anche solo se il Mac dovesse esplodere, potete recuperare tutto ed è molto comodo, però io non ho nulla per farlo. E dovrei comprarlo perché Time Machine è davvero una funzione fantastica e andrebbe usata. E il disco di avvio è quello dove praticamente il Mac va a pescare il sistema operativo ogni volta che deve avviarsi. Ovviamente in questo caso è l'SSD del mio MacBook. Però se avete anche altre cose, tipo una chiavetta esterna con un sistema operativo, potete dirgli di caricare il sistema operativo di quella. E poi qua sotto queste sono impostazioni extra di altre applicazioni che ho installato, quindi per controllare le ventole, e Adobe Flash Player, che ho solamente in realtà perché il sito credo sia della Zanichelli o della Pearson, una cosa del genere, lo uso ancora. Io ho i libri virtuali sopra, quindi mi serviva, però è una tecnologia praticamente non più utilizzata da nessuno. E credo che anche quest'anno debba essere tipo chiusa, una cosa del genere. Non lo so bene, avevo visto qualche notizia del genere, però insomma, non prendete le mie parole come oro. E detto questo era tutto. Abbiamo fatto tipo 30 minuti, 40 minuti di registrazione, che è tantissimo. Però va bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato potete iscrivervi, lasciare un mi piace e commentare. Io mi devo togliere la felpa, c'è un callo che sto sudando, porca. Oddio mio, oh, non me la riesco neanche a togliere dal gran che c'è caldo. Non so perché dovrebbe influenzare la cosa il fatto che ci sia caldo, però insomma. Oh, Cristo Dio, molto meglio. E insomma, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, potete iscrivervi, lasciare un mi piace e commentare. Noi ci vediamo tra 3 giorni con un nuovo video. Insomma, è sicuro siamo a 3, però questo è un po' in anticipo in realtà, quindi bravo Pitoni. Quindi noi ci vediamo tra 3 giorni con un nuovo video. Bella raga.